ma temo che sia difficile sostenere che palazzi datati come questi abbiano grosse strutture significative antisismiche. Dov'è che voglio arrivare? Che è ragionevole pensare che comunque nei prossimi anni, per aumentare la necessaria sicurezza per i bambini della nostra comunità, si debba pensare a interventi strutturali magari abbastanza significativi. E quindi c'è una prospettiva, secondo me, comunque di investimenti da qui a qualche anno che potrebbero essere cifre non da decine di migliaia di euro ma da centinaia. E secondo me questo bisogna che porti a fare dei ragionamenti sul discorso, soprattutto del ginnasio, con la proprietà, non del comune, degli immobili, di andare a fare dei ragionamenti di un certo tipo. Perché da un lato sappiamo tutti che c'è un discorso comunque che c'è nell'area di fusione potenziale, certo, non si capisce, legge regionale che non si capisce se si muove, però c'è un discorso di una proprietà che potrebbe essere un po' meno vicina sul territorio. L'altro discorso che faccio è quindi magari con degli obiettivi di bilancio o di diversa gestione del patrimonio che potrebbero modificarsi come politica di indirizzo, perché poi quando ci sono i debiti e i problemi di bilancio le questioni si complicano. Il ragionamento che faccio io è il comune di Castel Bolognese, comunque che lo faccia spalmato sotto la forma del video, di fatto va a pagare i soldoni, gli investimenti e gli interventi che fanno le opere pie, alla fine paga il comune, cioè, questi 130-140 mila euro, certo, è come avesse fatto il mutuo spalmato in 13 anni, ma la sostanza che alla fine il soldone ce lo mette l'amministrazione. Capisco anche le opere pie, dicono, se non ci fosse la scuola a me quell'intervento non interesserebbe, però non è che voglio andare a dire, cioè che alla fine comunque il comune, certo con una certa sfumatura finanziaria, ma sta continuando a buttare sul piatto degli investimenti di centinaia di milioni di euro con alla fine un'opera che non rimane di sua proprietà. Questa è la sostanza. Un ragionamento abbastanza banale e può essere solo parzialmente corretto. Però secondo me il ragionamento si pone, cioè non è che è giunta l'ora di fare dei ragionamenti con le opere pie per fare un discorso, lo dico brutalmente, di passaggio di proprietà organizzato in un certo modo, distribuito nel tempo, perché capisco che il comune non possa andare in tasca con cifre probabilmente che sono a un po' di zeri, però è un ragionamento che potrebbe avere senso, quantomeno dovrebbe giustificare in modo razionale degli investimenti anche proposti che si dovrebbero andare a fare, che rimangono comunque sul patrimonio direttamente dell'amministrazione. Stesso discorso, ma questo se ne è parlato anche recentemente nelle discussioni sul discorso fusione e non fusione della Perpie, a maggior ragione per la chiesa di Santa Maria, cioè sia come discorso localistico, se vogliamo, comunque di patrimonio, di bene storico dell'amministrazione. Però su queste due strutture dell'ASPA, secondo me, bisogna iniziare a fare dei ragionamenti. Ripeto, è un sasso tirato, una discussione aperta, non so quale sia la pressione dell'amministrazione, però secondo me è un ragionamento da iniziare a fare. Grazie per l'intervento. Altri? Thank you.
dal fatto che vicino alla scuola girino meno automobili possibili, credo una cosa del tutto positiva. Poi è chiaro, come ha sottolineato il sindaco, sarebbe bello poter avere, pensare in un futuro a un modulo scolastico nuovo, però purtroppo ad oggi le risorse economiche ci consentono solo di, non dico di rammendare quello che abbiamo, anche se credo che siano più che onorevoli gli edifici scolastici che abbiamo a Castel Bolognese, non hanno da invidiare nulla a edifici che si trovano in altri paesi. Questo intervento renderà la scuola Ginnasi ancora più vicina alla scuola Bassi. Anche, c'è stato detto prima, le due offerte scolastiche sono differenti, e visto che ho dei bambini che hanno attraversato il periodo scolastico, hanno già fatto delle scelte in questo senso, c'è una cosa, un dico,